Gesù ha scelto come suoi discepoli dei pescatori, delle persone semplici. E questo ci fa capire come la santità è offerta ai semplici. Certamente è offerta a tutti, ma che Gesù scelga delle persone semplici vuol dire che tu devi diventare semplice per essere santo, che tu devi diventare povero per essere santo. È un po' la sintesi di quello che ci stiamo dicendo finora. Pensate che un grande santo, come Giovanni Maria Vianney, cioè il curato d'Ars, non era mica un. Aveva una storia molto molto difficile, era un bambino molto ferito, un bambino ferito dalla sua miseria, dalle povertà, dalla sua situazione familiare. Era un bambino, era una persona che poi aveva raggiunto la disperazione, eppure si è fatto santo, partendo dalla sua situazione tragica, di là è rinato, è purificato ed è diventato santo. Un grande autore spirituale, il fondatore delle comunità dell'Arche, Jean Vanier, ha scritto: Gesù non ci dice che dobbiamo essere completamente liberati dalle nostre nevrosi. Esse possono costituire una povertà che ci lascia in qualche modo amputati, che proviene da qualcosa che si è verificato durante la nostra infanzia. Lui scrive da esperto di psicologia. Quel che conta è camminare così come siamo e prendere coscienza delle nostre difficoltà e accettarle. Altrimenti vagheggeremmo degli ideali così alti che non riusciremmo mai a raggiungere. La santità si costruisce partendo dalle proprie fragilità, dai propri limiti. Altrimenti noi camminiamo, come dire, con la testa certamente fuori dalla realtà. La santità non è camminare con i piedi distaccati dalla terra, ma è camminare con i piedi issati nella terra, perché in cielo si va solo se ci si sporca di terra. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!